5, 4, 3, fermati, 2, 1, vai. Vai, 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 vai. Sinistra 3. Per destra 3. Sinistra 3. 50. Destra 3. 80. Destra 6. 100. Sinistra 6. 80. Vado. Dosso, sì. Per destra 5 ancora, lunga e chiude alla fine. Subito sinistra 2. Anche prima l'abbiamo cannata. 50. Sinistra 2. E questa qua è 2 veramente. Per destra 2. 60. Sinistra 3. Sinistra 3. Per ancora sinistra 3. Guarda che è un po' lunga. Ok, 40. Sinistra 5. 100. Sinistra 5, questa qua. Puoi tenere la quarta. 100. Dosso, destra 2, frena bene, ok, 80, destra 4, stai troppo sotto, sinistra 4, destra 3, sinistra 3, 3, 70, ti è uscita 8, dosso, destra 3, abbiamo bucato? Sì. La senti? Vediamo adesso, destra 3, sinistra 3, piano che ce n'è subito un'altra, bucato? Ok, rallenta allora, vai, sinistra 3, destra 3, sinistra 6, tiene come prima, boh, va bene, ok, 60, destra 4 sul dosso, non tagliare. Ok. Ah sì, c'è ragione. Destra 6, sinistra 6, fallo con calma, non hai nessuno dietro. Lunga. 200, guarda che c'è il masso, vai, punta la quarta, ok, stai lì, masso molto duro, destra 6, destra 4 frena, destra 4 ancora è in discesa, 30, destra 4 ancora, destra 4, 150, piano che non hai il controllo a destra. Piano che stringe, ci sono i pali. Io è scoppiata la gomma, mi sa proprio. Dai, abbiamo quasi finito. Stringe qua alla fine.
Ok. Tranquillo. Adesso la controllo io. E come facciamo a farci portare la gomma qua? Ce l'hai dietro la gomma, Dio. È un 14 però. La mettiamo davanti. Dov'è il coso? Sinistra 3, vai su, destra 3, sale, sinistra 3, 8, 8, e sinistra 3 ancora, destra 2, destra 2, piano qua, piano, sale, sinistra 3, destra 2, lunga, destra 3, destra non lo so, 4, 50, vai un po' a vista, tanto non facciamo tempi, anche perché qua io mi perdo, quindi, ok, discesa 50, destra 5 laggiù in fondo, destra 5 però, però 50, destra 4, guarda che è un po' lunghetta questa qua, da 4 e 50, sinistra 3, 3 c'è il campo. Non evitare le rosse, sinistra 3, facci sopra, dosso, sinistra 3 ancora, non stringere qua, sinistra 3 ancora, non stringere, 200 metri, ok, 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 è giusto, ci sta, ci sta. Sì, va bene, è brutto anche, va bene, va bene. Il volante si è un po' storto, quindi se sinistra 5, 30, sinistra 5 ancora, 150, non stringere qua, non stringere, destra 4, stringe la strada adesso, destra 3 discesa, rallenta, rallenta, vai, sinistra 3, piano, in destra 3, sinistra 3, 100, sinistra 5, 150, destra 5, avvallamento tra poco, 3, 2, 1, ecco, peccato, preso, 80, destra 4, sinistra 4, 100, destra 3, seconda, sinistra 1, dai per la mano, dai, tanto ormai, ho detto che tiravo due il cartello, ti ho detto io, 150, destra 2, prima l'avevamo esagerata, non tagliare, sì, 80, destra 3, non tagliare, non tagliare, non tagliare,
Benissimo. Sinistra 5. Siamo velocini. Curva di bassi, non facciamo come lui. Sinistra 5, lunga lunga. Lunga lunga. Minchia, ma che cazzo, è proprio anche più rigida a destra. Ah? Ah. Destra 5. Destra 5 ancora. No, quelli sono brutti. 150. Sinistra 5. Uno ha fatto un lungo. Sinistra 4. Destra 3. Non tagliarla. Ok. Tornante. Vai. Vai, frizione, frizione. 80 salita, destra 4 lassù. Destra 4 quello dietro non si vede neanche se vuoi. Destra 4. 50. Minchia. Sinistra 3. Sinistra 3. Destra 3. Sinistra 3. 3. 80. Stai leggermente a destra ma non troppo. Ok, stai lì. Bravo. Sinistra 4. Destra 4. Lunga e occhio che scivola sicuramente. Lunga e destra 4, lunga, lunga, lunga. Lunga, lunga. Troppo è matto. 80. Sinistra 3. Sinistra 3. Era un con 2, porca madonna. E vabbè, intanto dai. 80. Destra 3. E anche. Dai, dai, intanto ormai. 50. Era dietro da tanto. Sinistra 3. Bravo, allora ha avuto fortuna lui. Sinistra 3. 80. Destra 4. E anche 3. Non sta saltando sotto. 50. Sinistra 3. E cala. Cala, ok. Vai. 80. Destra. Qua siamo già alla fine. Bravo, impostalo. Tu impostalo bene che passo me. Finito. Non ci siamo sincronizzati come prima. Avete rotto? Lo sapevo. Sì, perché non vi ho visto passare ferro prima di voi. Sì. È un bucato. Avete cambiato? Si è bucato lo sterzo. No! Vieni che non... Fatto della prima. Cambiata? Cambiata la gomma, ce l'hanno cambiata lì in assistenza, c'era Michelino e gli altri. Ah. Ce l'hanno cambiata, ho messo il 15 davanti e il 14 dietro. E adesso deve essersi piegato un trappetto perché abbiamo preso una saccagnata che andava come di là la macchina. Oh mio Dio! Cazzo. Ah, io penso che tu non l'abbia neanche tagliata perché secondo me è uscita l'aria da qui. Anche là, anche là, Preso no, 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 c'è proprio. Non so se non mi ricordo neanche perfettamente una curva. Pam, secca. Bucato e ho cominciato a dire quella che non la sento come prima. L'ho rallentato. Infatti loro ci hanno preso nella seconda. Eh sì. Perché gli ho detto al tipo gli faccio dagli un minuto in più perché ci prendono, abbiamo problemi. Sì, sì, sì. Gli ha dato 2 minuti e comunque alla fine ci hanno preso. Tanto bene sono riuscito a sorpassarmi, a sorpassarci nel, in un rettilineo, ecco. Abbiamo trovato il problema. Io non vi aspettavo perché ho visto. Vedi qua che è storto? Eravate indietro, no? E quindi quando vi ho visto l'ultimo, vedi? Ho fatto partire. Come si storge?
abbiamo piegato questo qui e ovviamente l'unico ricambio che non abbiamo portato via. Adesso ne facciamo una bella convergenza a 8. Tu l'hai provato, cosa ti sembra? Hai rotto un... Dove sei? Ah. Hai rotto un semiasse secondo me. Perché tu sei esperto, no? Quindi io le rotte. Tu dici, sai, no? Lui è esperto. Più esperto di tutti. Per il compleanno, semiassi, cosa dite? Una testa, dai, si può fare. Siete pronti allora di partire? Sì. Ultimi? Questa qui sarà la prova più emozionante. Ma dite ultimi perché? Perché dite ultimi perché? Perché pensiamo. Ha rotto tutto. Ha rotto. Io lo guidavo. Ha rotto. No, giusto. Provando la macchina mi sono accorto che molto probabilmente c'è o un differenziale tagliato di netto e non lo vediamo. O il differenziale con qualcosa che non funziona perché tira semplicemente solo una gomma e quindi la macchina continua a fare così costantemente. Ti ho detto di prendere un 4x4 con l'intero 1-3. Guarda che il 4x4, sì, scusate il mio autismo, ma si vede che non metto orologi, eh? Sì. Ci vediamo giù allora. Ci vediamo giù a casa. Vai, vai. Mamma mia, sono incollato allo schienale. Vedi, alla fine corri tanto e ti trovi sempre lì, vedi? Solo? Uno. Andiamo! Mamma mia, sei bastante! Thank you.
la giornata si è conclusa, ragazzi. Pensa che si sarebbe ritirato in 30 persone. Sì, sì. Punto giù per i fossi. Scoda piegata a metà. Una roba di orca. No, sono contento. Anche perché venendo giù adesso, vedendo quello che c'è in giro, sono tanto contento. Sì. Giù per il ponte. Ma che cosa succede allora? Ma che stronza allora? Scusi lei, per favore. Io non trovo veramente nulla che non vada. Però saltare anche adesso in partenza da questa parte qua, sono che facesse. Questa è stretta. Una perdita di olio. Questa è stretta. No, questa qua è la lana di vetro, si sta sfaldando. Lana di. Come? Questa qua è la testina piegata. Vediamo. Se tu molli qua, quando provi a girare fa così. Non trovo un danno che dici, ecco, il problema è quello. Non c'è nulla di... Eppure la macchina è inguidabile. Allora, com'è andata quindi questo rally, papà? Il tuo bel primo rally? Diciamo che soddisfatto, contento. Non vedevo l'ora perché ho aspettato per 40 anni di fare un rally proprio. È andata benissimo, anche perché l'ho fatto anche con questo. È stato felicissimo io. Sì, felicissimo, certo. Ma comunque dai, è andata bene, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, anche perché la macchina era... diciamo nuova per me, non l'avevo mai provata in pista e nient'altro, e quindi siamo andati più che altro per divertirci e ci siamo divertiti. Ho rotto qualcosa, ma comunque va bene. Ci sono stati dei danni non da poco, almeno speriamo di aver risolto. Beh, la scatola, sicuramente il braccetto era piegato. Sì, quello sicuro, perché si vedeva. E dopo anche il triangolo. Il trapezio triangolo. Non so di sicuro, ma nel dubbio l'abbiamo cambiato. Sì, avevamo un altro telaietto completo di scorta, abbiamo messo su tutto il telaietto e in più abbiamo colto l'occasione per mettere sulla scatola che ci ha fornito Sora accorciata praticamente. Ma il weekend è stato comunque divertente. Sì. Divertente, anche perché eravamo, diciamo, tutto il nostro gruppetto che solitamente ci muoviamo con Ivan e noi, Thomas, la Somorosa, e ci siamo divertiti. Sono una garanzia, ecco, diciamo che sì. Quando vai via con loro non c'è cioè almeno io che stavo a fianco, lui che guidava, non avevamo altri pensieri del io che devo stare a fianco, lui che guidava, non è che pensi al oddio il mangiare, oddio quello, oddio quell'altro. No, Ivan è favoloso perché lui... Anche Lisa, incredibile. Sì, Lisa, è chiaro, compreso che discorsi, che ci preparano tutto, cioè noi arriviamo lì e troviamo sempre tutto a posto, tutto pronto. Sì. No, veramente delle persone... Sì. Sempre al caldo. Boh, no. Quest'anno ci siamo presi la stufetta. Sì, ci siamo presi il mini cannoncino che effettivamente va benissimo. Sì, sarà il nostro compagno di avventura, secondo me, perché... Per un bel po', penso, sì. Specialmente sì. D'inverno. Sì. No, abbiamo speso una monata, però efficace, e si trova bene. Comunque, sì. Bellissimo, perché come dicevo, giornate stupende in compagnia così, con i miei ragazzi qua, e anche Ivan, io mi sono... trovato benissimo, contentissimo del risultato, non me ne fregava niente. Assolutamente niente. Proprio niente di Anzi, niente. L'unico risultato che ci interessava veramente era timbrare tutte le prove speciali. Basta. E portare a casa la macchina, esatto. Relativamente intera. Sì, dai. Così va bene. Dai. L'abbiamo portata a casa, dai. Mettiamola così, sì. Ecco, sì. Piuttosto di fare altri danni, sì. È andata bene, dai. Io sono contento, quindi tornerai a correre?
Minimo. Perfetto. Minimo. Beh, lui correrà, ma io adesso ve lo dico, è l'ultima volta che mi vedete a destra, che può fin andare a noleggiare qualcuno, perché io non mi metto più a destra, assolutamente più per nessun altro. A uno l'ho fatto, l'altro l'ho fatto. Ecco, da questo, ecco, in questo caso io ho pensato di prendere una macchina inglese, così lo metto a sinistra. Sì, figurati. No. Basta. Ho fatto le mie esperienze, non fa per me, anche perché sfortunatamente per me e fortunatamente per voi, gli audio della GoPro, come avrete sentito, perché ormai questo qui è l'ultimo video, si sono sentiti tutti, quindi era più, quando mi sono risentito, era più il piano che dicevo rispetto alle note che dovevo dirgli. Ma ragazzi, in discesa a destra con la macchina, con lui che comunque è alla prima volta in un rally, che è la prima volta che andiamo in discesa, un rally che è anche bello tosto, bello tosto. Infatti tutti quando gli hanno chiesto a lui, ma è il primo rally che fai? Sì, e tu hai detto, che coraggio venire qua. Sì, che coraggio veramente. Quello c'era, non esatto. È che... E quindi io poi a destra già per strada normale non riesco a stare. Con Thomas ero più tranquillo, perché ormai è stata domenica, era la terza volta o la quarta che lo facevamo, terza volta, quindi ormai sì, più o meno si cambia il percorso, ma sai che se sbagli è la via di fuga, e quello e quell'altro, bene o male. Lì la via di fuga è il burrone o le pietre. Esatto, cioè, e forse dai video neanche rende, ma la strada è stretta, ragazzi, ma è stretta forte. Ma è stretta, stretta. E quindi, sì, soprattutto in salita, ancora riuscivo a stare abbastanza tranquillo, magari gli dicevo... frena, perché sapevo cosa veniva dopo, ma in discesa era tutto un piano, perché non, a parte che io non sentivo la macchina, lui la sentiva ma non faceva quello che realmente voleva che facesse, quindi ci siamo, ma non ci siamo ancora con la macchina, perché ci sono delle modifiche, delle migliorie da fare, perché io fin quando non sento la macchina mia al 100%, neanche non corro più di tanto, perché non vado a rischiare di no, ma anche perché se li rischi proprio in quel rally lì, rischi e sbagli, ragazzi, li fai danni. Guardate che adesso io sicuramente nell'ultimo video vi ho messo che siamo scesi velocemente, perché alla fine siamo scesi in terza al minimo, no? Ma io penso di avervi fermato ogni volta che vedevamo una macchina giù per un burrone, una Skoda spiegata a metà, tutto il fondo di una macchina su per la montagna. Cioè, ragazzi, ogni persona che ha battuto, ma ha buttato via la macchina. Cioè, sinceramente, secondo me non è il caso di fare un danno del genere. Sì, puoi sbagliare, anche lui ha fatto un lunghetto, ok, è andato tum sull'albero, ma... ha rotto la ventola e basta, non è che abbia rotto... Ma neanche la ventola, sì, il supporto della ventola, piegato un po' il paracoppa, ma... ci siamo appoggiati, ma dove hanno battuto gli altri? Vai giù in quarta, quinta piena, cioè, ragazzi, se non sei sicuro al 100%, confidente con la macchina che la senti tua, secondo me non vale la pena rischiare. Poi se vuoi cagare fuori dal vaso e magari riesci a fare il tempo, ok, ma non sei stato bravo, sei stato fortunato, che è diverso. Non è che hai avuto le palle hai avuto quando la macchina è tua e stracci gli altri con macchine più forti, sì, ma non andare... senza questa qua, secondo me. Poi alla fine che cazzo vinciamo, cioè, nel senso, niente. Se la coppa del nonno che compra 20 euro, cioè, nel senso, ma l'importante è finirlo e essere a posto, insomma, e divertirsi, esatto. L'importante è quello, difatti come è stato, esatto. Quindi ragazzi, grazie per aver visto questi video e ci vediamo ai prossimi video, che saranno sicuramente l'aggiornamento della verde. Ciao.